si respira un'atmosfera fantastica, come vedete sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo, con me a commentare il match Lele Adani. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Mi aspetto una partita spettacolare, Lele. Come sempre Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Le scelte del tecnico dei padroni di casa per questa sfida: Meret tra i pali, Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale e in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare reparto da solo. Questa è la formazione titolare dell'Udinese, la vediamo. Squadra che preferisce il gioco di rimessa. È lecito dunque attendersi una gara tutta difesa e contropiede da parte loro. Hanno una capacità straordinaria di ribaltare l'azione e di presentarsi dalle parti del portiere avversario con pochi passaggi. Oppure sanno anche involarsi a campo aperto, perché sanno sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. E questo potrebbe essere uno dei temi del match. Lobotka. Osimhen. Continua il possesso, cercano il varco giusto. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Supera l'avversario. Risolve problemi con un grande intervento. Guadagnano metri, riconquistano palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Zielinski, pesca Politano. Politano, Zielinski. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era pericoloso. La controlla Politano. Si affidano a una fitta rete di scambi. Fallo brutto questo. Qui può arrivare il rosso. L'arbitro mette mano al taschino ed è rosso. Questa espulsione potrebbe pesare parecchio alla fine. Ora la pressione è tutta su di loro.
allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra, vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per la ripartenza. Fa su il pallone e interrompe l'azione avversaria. Da lì può provare Di Lorenzo. Conclusione ribattuta. Lobotka. Osimhen. Chiamato in causa bene qui il portiere. Situazione di parità che potrebbe sbloccarsi grazie a questo calcio d'angolo. Tocca vicino verso il compagno. Zielinski. Sembrava sia dentro, decisiva qui la deviazione. Arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E c'è il pallone in rete, si sblocca il match. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà, è tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. E finisce così la prima frazione di gara. Non benissimo fino a questo momento, non è mai stato in grado di impegnare seriamente il portiere, come raccontano anche i dati. La sua squadra è sotto nel punteggio e lui non sembra in grado di lasciare il segno. Per il momento non è ancora mai riuscito ad impensierire la difesa avversaria. Comincia la seconda frazione di gara. E il pallone se ne va via. Occhio all'accelerazione. Cabasele. Osimhen intercetta un pallone molto pericoloso. Hanno spazio per andare in contropiede. C'è un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Si chiude qui l'azione col pallone riconsegnato agli avversari. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Però questo possesso fino a questo momento è servito a poco. Manca l'ultimo passaggio per liberare il giocatore al tiro. Finora la difesa avversaria ha avuto vita facile. E qua è il tecnico che deve inventarsi qualcosa se vogliono rimontare. È difficile portare a casa un risultato positivo se non cambiano atteggiamento. Mandano in campo forze fresche. Wallace continuano a spingere. Sembrava un'azione interessante, come non detto. Occhio alla botta. Conclusione che non crea nessuna difficoltà al portiere. Di Lorenzo. Buon pallone filtrante. Si fa portare via il pallone. Wallace.
Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. C'è un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Nulla di fatto, palla persa. L'arbitro interrompe il gioco e assegna un buon calcio di punizione. Sostituzione in caso Udinese. Linee di difesa e favoriscono così il pressing avversario. Palla che torna nuovamente in aria. Ha del pallone che può fare azione. Buono l'intervento del portiere. Arriva il momento del campo. La mette in area. Non un granché rinvio, pericolo. Prova a calciare. Si oppone al tiro. Perde il pallone, attenzione, respinge anche questo tiro. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. 2 minuti di recupero, così indica la lavagna. Ci provano ancora, non è finita. Finisce così, con i fischi del pubblico che evidentemente non ha apprezzato l'arbitraggio, ma anche la prestazione della propria squadra. Quell'espulsione ha complicato i piani, vero Lele? È stato un episodio che ha inciso sicuramente sull'economia del match. Sì, sì. Giocare in inferiorità numerica non è mai facile, però Piero ho l'impressione che non abbiano fatto il massimo per reagire, per tirarsi fuori da questa situazione. Addossare poi tutte le colpe all'arbitro per questo risultato mi sembra ingeneroso e non del tutto realistico.